va bene, tagliamo, apriamo le schede del referendum, le contiamo tutte, vediamo se corrisponde il numero, dopodiché facciamo i pacchetti da 25, intrecciati, e confrontiamo, poi vidimiamo quelle dei verbali del personale votante. Andiamo avanti. Un'esperienza un po' particolare quest'anno per un presidente di sezione elettorale. Cosa c'è di diverso e come affronterete questa emergenza? C'è di diverso che quest'anno abbiamo un problema epidemiologico e pertanto l'elettore dovrà recarsi al seggio in buone condizioni di salute. E entrerà un elettore alla volta e gli sarà data la scheda dal presidente di seggio. Dopodiché, una volta votato, dovrà riporre lui stesso la scheda all'interno dell'urna. All'ingresso del seggio, il votante dovrà disinfettarsi le mani con il materiale messo a disposizione dal comune e nel caso avesse deteriorato la propria mascherina di cui deve essere fornito, cioè del materiale a disposizione in sostituzione. Una volta votato, la scheda dovrà essere rimessa dal votante stesso all'interno dell'urna e potrà recarsi al di fuori del seggio. Questo è quanto, diciamo, delle direttive che abbiamo avuto.